episodi di violenza, le botte, cose. Nel senso che ci sono dei negozi. No, tu togli la questa, non voglio essere. No, sta tranquillo, mi serve da me, come fa a scrivere? Sì, buono. Allora, c'è anche Gigi Martorelli con la pettorina, Fabio Tristaino, non so se c'è. C'è. Che tempo è stato fuori? Perché non c'è avuto del. E queste sono tutte quante le rapine che sono state accertate. Sono in corso di valutazione anche altri episodi. Che in qualche maniera magari possono apparire simili da un punto di vista del modus operandi. E infatti il primo aspetto importante che hanno analizzato i ragazzi, quarta sezione, delitti contro il patrimonio. Quanto ne costa? C'è un altro comunicato per l'ultimo. Per lì non è che ce n'erano tanti. Allora se comincio a lavorare sul modus operandi. Il modus operandi era sempre abbastanza simile. Colpivano prima gioiellerie con vari. C'era sempre sto solitario con un casco in testa, a volte con un casco integrale, a volte con un casco non integrale che consentiva, come dire, alto abbastanza e robusto, e un altro che sembrava, inizialmente non era stato chiarito questo, che sembrava fungere da palo, non soltanto da palo ma magari anche da autista. Un altro soggetto che stava con lo scooter, convinto che mi chiederete ma era vera o finta, noi abbiamo la sensazione che fosse, Claudio, vera o finta, vera. E la pistola non è stata mai ritrovata. Riusciti a capire meno 6 o 7 episodi, un collaboratore prezioso, nel senso che non aveva poi dopo l'attività di indagine, come leggerete dal comunicato, in qualche modo ha in qualche modo anche collaborato in modo fattivo per indicare, comunicare il momento in cui era più opportuno entrare all'interno. Stava entrando, magari era distratta perché stava aprendo con le chiavi del negozio, piuttosto che l'orario di chiusura, che è quello che notoriamente, no, è quello più vulnerabile per gli esercizi commerciali. Adesso stanno aprendo il negozio da soli. Comunicati con Fagliotti. No, non sono agli altri perché non sono stati intercettati. Sono state poi dal traffico che sono assolutamente concomitanti con gli episodi. Le rapine sono ben 11, quelle ricostruite. Quindi sono tante. Le porto via gli incassi totali, a volte sono state portate via oggetti d'oro. Insomma, un bottino complessivo non te lo so, però credo che 3-4 mila per volta sono 40 e oltre i soldi che in media come? Oltre i soldi che ho detto, ha portato via gli oggetti d'oro, i compro oro, le gioiellerie, ha portato via un po' che in qualche modo normalmente no, non si vede, nel senso che successivamente l'autore materiale parlava col flemma, gli diceva sei disposto a fare, e magari a volte, molte volte, gli diceva era rapida e credo ci fosse un patto precedente, ti do un tot a seconda di qual era l'aspettativa di guadagno. E lui insomma si è dimostrato immediatamente, intelligentemente. Sì. Con due perugini, flemma scherzo che conoscete abbastanza. Obbligati, mi dietro. No, sto sì, una passeggeria. Una domanda. C'è qui ieri, pomino nero, qui ieri, sì. Puterone. No, poi, ma è sul lavoro. Sono due domande. Giustizia qui. Tutto quello che puoi fare per... No, siete sicuri? Siete sicuri. Se mi scrivi il lunedì sera, ma che avete fatto? A cena! Attenzione, chi eri? A voi altri due? Io sono collaborativo, ero poi. C'è poi stata una ricostruzione, che è una ricostruzione non soltanto tecnica, come ci piace, ma a noi ci piace di più parlare con le vittime, sentire tutti i testimoni, ci hanno riconosciuto, diciamo così, entrambi, anche se lui aveva il casco a volte integrale. La differenza di... diciamo! Obbligo di presentazione, che è obbligo di firma per due obbligo anni? Obbligo di firma per due anni.
Sì, e quindi il PM insomma in qualche modo ritenuto posto prettamente molto collaborativo. Tanto leggete le carte, per cui se potete andarci piano con questo aspetto magari sarebbe meglio, però leggete le carte, insomma, ve lo dico.